Lo spazio settimanale dedicato ai giocatori della Teloce, ci siamo in compagnia di Andrea Mura, attaccante dei biancocelesti. Allora Andrea, ovviamente la prima domanda non può che trattare, insomma, di queste due settimane di allenamento, no? senza campionato, per la sosta. Ti chiedo come valuti questi 15 giorni appunto di lavoro. Sono stati 15 giorni in cui sì, un po' abbiamo tirato il fiato, però comunque abbiamo sempre lavorato. Quindi sono state due settimane che, anche se non abbiamo giocato, non abbiamo perso nulla, perché comunque, a parte un giorno di riposo, poi gli altri giorni abbiamo fatto lavoro atletico, la domenica abbiamo fatto quella partita sia con gli allievi che con la juniores. Quindi alla fine non è stata sì due settimane di pausa, ma per noi pausa non ce n'è stata, per modo di dire. Quindi no, sono state due settimane di lavoro come sempre, cioè, a prescindere ci fosse pausa o meno, noi abbiamo lavorato lo stesso. Logicamente è il giorno di Pasqua, grazie a Dio, un giorno di riposo. No, però per il resto due settimane di lavoro come sempre, concentrati, perché comunque ancora un mese, quindi bisogna essere concentrati fino alla fine. Assolutamente. Senti, l'obiettivo playoff è ormai dichiarato, insomma, è palese. Andrea Usai e Giacomo Cocco, nell'intervista di qualche settimana fa, hanno parlato di forza del gruppo, no? Per diciamo, spiegare un po' anche il successo, comunque va dalla stagione della Teol. Cioè, tu vuoi aggiungere qualcos'altro? Sarai sicuramente d'accordo sulla forza del gruppo. Ci sono altri aspetti che secondo te hanno fatto la differenza quest'anno? No, guarda, Giuseppe, io te l'ho detto anche la prima intervista, noi il successo di questo campionato, perché comunque un successo si tratta per quanto riguarda una matricola come noi, è stata la forza del gruppo, comunque rimanere invariati, a parte qualche acquisto, però quasi obbligato, però per il resto, anzi, solo quello è stato comunque la vera forza che ci ha fatto ottenere questi risultati. Certo. Di più non c'è, è quello che comunque fa la differenza tra una vera squadra, cioè una squadra con tante individualità, mentre noi purtroppo siamo tutti modesti giocatori, però che insieme fanno una grande squadra. Stai disputando un grande campionato con insomma, gol, tantissimi assist, così come era anche nella tua abitudine, insomma, della scorsa stagione. Ultimamente Pierluigi ti sta provando sulla destra, un ruolo che mi sembra ti piace, no? Ti trovo molto soddisfatto. Insomma, secondo te che cosa puoi dare anche dall'altra parte del campo? Beh, comunque partendo da destra c'ho sempre la possibilità di accentrarmi per il tiro, comunque per cercare lo scambio, il cambio di gioco sul versante opposto. No, mi trovo abbastanza bene, poi logicamente abbiamo fatto quante? 20 partite, 25 certo. Partite, ho sempre giocato a sinistra, quindi anche lì logicamente ti posso dire, ah no, il mio ruolo naturale. Certo. Però logicamente mi trovo abbastanza bene, perché comunque mi dà la possibilità di entrare dentro il campo per chiedere lo scambio con Omar o con Andrea, oppure il cambio di gioco, e quindi mi trovo abbastanza bene. E può essere una variante interessante anche per quest'ultimo mese di campionato, per queste ultime quattro partite? Questo lo lascio decidere al mister. Questo, io dove mi metto gioco, quindi no, non c'è problema. L'importante è giocare. Assolutamente sì. Senti, la domenica si va in casa dell'Alghero, si deve salvare, quindi ha bisogno sicuramente di punti. Che partita ti aspetti? Tu conosci anche diversi giocatori di quella squadra, che tra l'altro sarà una partita completamente diversa dall'andata. Loro sono praticamente all'ultima spiaggia, no? Devono per forza fare i punti se vogliono comunque togliersi dalla zona calda. E sarà una partita, sarà una battaglia fondamentalmente. Bisognerà lottare su ogni pallone, non dare nulla per scontato. Quindi sarà una battaglia e si lotterà fino al 90esimo. Ovviamente noi giocheremo per i tre punti, perché noi comunque entriamo solo per quello, non per fare il presuntuoso, ma si gioca per vincere, quindi noi ce la giocheremo come sempre. Logicamente non sarà una passeggiata, perché comunque le ultime quattro partite sono quelle, come sempre, che sono le più difficili, perché anche se c'è chi si deve salvare, c'è chi lotta per i playoff, quindi saranno quattro finali. L'Olbia in Serie D è un risultato giusto secondo te? Sì, vabbè, comunque è una squadra che ha un budget, cioè, fuori dal normale, quindi i giocatori sono stati acquistati apposta per vincere il campionato. Sarebbe stato sorprendente il contrario.
e quindi loro logicamente sono una buonissima squadra e quindi è giusto che per me si sono meritati anche la vittoria del campionato, perché con noi logicamente non è che hanno dimostrato così tanta superiorità, però anzi insomma con noi ce l'hanno sempre giocata, non hanno mai vinto facile, anzi hanno anche rischiato, quindi però tutto sommato hanno dimostrato a lungo andare comunque di essere quella più costante e logicamente i risultati si sono visti. Certo. Va bene, allora grazie Andrea e adesso insomma buon proseguimento dell'allenamento e soprattutto in bocca al lupo per la partita di domenica.